Ciao ragazzi da Vittorio, spero che questo video lo vedano non solo i tifosi da Lazio, ma anche i tifosi di Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma. Perché secondo me chi ci esce sconfitto da tutto ciò è l'appassionato di calcio, lo sportivo, che ne esce umiliato in Italia. Come sapete tutti, Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro, no? Un risultato incredibile, prestigioso, importantissimo. Calcolate che nell'epoca di Ronaldo Messi, solo un'altra volta un calciatore che non fosse Ronaldo e Messi ha vinto la Scarpa d'Oro. E parliamo di Luis Suarez. Questo per dirvi il traguardo incredibile ottenuto da Ciro Immobile. Pensate che Ciro è solo il terzo italiano a vincere la Scarpa d'Oro. Un risultato quindi che è ovvio, è scontato capire l'importanza di questo evento. No? È evidente, è lapalissiano praticamente. Anche i tifosi del Napoli, dell'Inter, del Milan capirebbero l'importanza di un italiano che vince a Scarpa d'Oro. Bene, oggi apri la Gazzetta dello Sport e in prima pagina non c'è una riga su Ciro Immobile che vince a Scarpa d'Oro. Niente. Zero. Perché? Perché la Gazzetta dello Sport pensa che per vendere bisogna scrivere di Juve, Inter e Milan. E invece uno compra il giornale, la Gazzetta dello Sport, per notizie sportive. Quella di Ciro Immobile è forse la notizia più importante di oggi, perché il campionato di Serie A è finito da tempo. La Juve era campione da tempo, le squadre in Champions si sapevano già. L'unica notizia di ieri sera è che Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro. L'altra notizia è che Ciro Immobile ha eguagliato il record di Higuaín di gol segnati in Serie A. Prima pagina della Gazzetta dello Sport non c'è nulla, zero. Voi potreste dire, beh, non è così importante. Bene, Marca, che è il giornale spagnolo numero uno in Spagna, in prima pagina ha un riquadro dedicato a Ciro Immobile che vince a Scarpa d'Oro. AS, il secondo giornale sportivo più importante della Spagna, ha un riquadro in prima pagina per Ciro Immobile che vince a Scarpa d'Oro. Allora vi chiedo, è più importante la notizia di Ciro Immobile che vince a Scarpa d'Oro in Spagna o in Italia? Ovvio, in Italia, no? Però la Gazzetta dello Sport ha ritenuto non importante metterlo in prima pagina. Fossi Urbano Cairo, il proprietario della Gazzetta dello Sport, stamattina sta richiamando al direttore della Gazzetta dello Sport chiedendo spiegazioni. Poi ci sentiamo dire che Telegram uccide la Gazzetta dello Sport. Non è Telegram, carissimi, non è Telegram. È la qualità della Gazzetta dello Sport. Perché io voglio leggere notizie sportive e questa è la notizia più importante del giorno e non c'è in prima pagina la Gazzetta dello Sport. Perché, come ho detto, la Gazzetta dello Sport pensa di vendere di più scrivendo di Inter, Juve e Milan e ignorando tutto il resto. I risultati dicono che nell'ultimo mese la Gazzetta dello Sport ha perso il 20% di vendite, il 20%, scrivendo fantasy come Inter, Messi all'Inter, no? Una notizia fantasy inventata. Però le notizie reali come Immobile che vince a Scarpa d'Oro non ci sono e la Gazzetta perde il 25% di vendite e dà la colpa a Telegram. La colpa di Telegram non è, la colpa è della qualità della Gazzetta dello Sport. Questa è una notizia importantissima, unica, incredibile, un risultato che probabilmente non si replicherà nei prossimi anni. Eppure la Gazzetta dello Sport non la reputa abbastanza importante da essere messa in prima pagina. E poi le vendite calano perché i tifosi non sono stupidi. Anche il tifoso dell'Inter riconosce il valore di Ciro Immobile che vince a Scarpa d'Oro. Tifoso dell'Inter che oggi apre la Gazzetta dello Sport e non trova la notizia di Ciro Immobile che vince la Scarpa d'Oro, domani non compra la Gazzetta dello Sport, perché anche se è tifoso dell'Inter, piuttosto le notizie dell'Inter le va a leggere su FC Inter News, dove sa che là trova le notizie dell'Inter e sulla Gazzetta magari va a leggere le notizie, quelle generali, quelle che non riguardano l'Inter, ma non trova niente, perché non c'è neanche la notizia di Ciro Immobile che vince il pallone, la Scarpa d'Oro. Ecco, cara Gazzetta dello Sport, accusate Telegram. La realtà è che i giornalisti spagnoli ci mangiano in faccia i giornalisti italiani, perché i giornalisti italiani non hanno le palle di scrivere notizie vere e pensano che, parlando di Juve, Inter e Milan, riusciranno a vendere di più. I numeri confermano la mia teoria. La Gazzetta dello Sport è in forte perdita perché non c'è la notizia di Ciro Immobile. Non solo questo, perché le notizie reali di sport vengono ignorate, piuttosto inventiamo Messi all'Inter. Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto. Ciao, alla prossima.